Le hanno costruite gli antichi, prima della venuta di Cristo, e le loro dimensioni sono tuttora memorabili. Hanno richiesto la messa a punto di innovative tecniche di progettazione che ancora oggi ci riempiono di stupore. L'architettura e la scultura moderne vivono della loro luce riflessa. Oggi, man mano che i segreti del passato vengono svelati, è possibile far luce sui misteri che si celano dietro l'edificazione di queste opere monumentali, universalmente definite le sette meraviglie del mondo antico. La Grande Piramide è l'unica rimasta delle sette meraviglie del mondo antico, i monumenti più belli di tutti i tempi. Gli altri sono andati perduti, portando con sé i segreti della loro storia e della loro costruzione. Rappresentano il simbolo dell'abilità degli esseri umani e sono alla base dell'architettura e della scultura moderne. Dalla piramide più grande del mondo al primo grattacielo, ciascuna delle sette meraviglie è stata concepita come un progetto grandioso e per l'artista che l'ha realizzata ha rappresentato una sfida ambiziosa. Le sette meraviglie del mondo antico illustrano perfettamente l'intenzione di stupire da parte dei costruttori. Lo scopo era quello di suscitare sbalordimento e incredulità in chi guardava. Per risolvere dei problemi edilizi apparentemente insormontabili, gli architetti sfidavano l'ignoto, riuscendo a conseguire dei risultati straordinari. Ed ecco nascere i giardini pensili di Babilonia, che con i loro splendidi colori illuminavano il deserto. Fra le sette meraviglie del mondo antico, quella che mi ha sempre intrigato di più sono i giardini pensili di Babilonia. Mi dispiace moltissimo che siano andati distrutti. Si trattava di un'opera insolita che stimolava la fantasia. Nel corso dei secoli, il ricordo di quei giardini esotici e misteriosi ha affascinato gli esseri umani. Ma come avranno fatto i babilonesi a idearli? I giardinieri dell'antichità avevano delle profonde conoscenze di orticoltura, ma quali piante riuscivano a coltivare nei giardini pensili? Le prime gru sono state utilizzate per costruire il tempio di marmo più grande del mondo, che era sostenuto da numerose colonne scanalate alte 18 metri. Come hanno fatto gli antichi a realizzare un'opera così enorme eppure così precisa nei dettagli? Gli architetti, ricorrendo a delle tecniche semplici, risolvevano anche i problemi più ardui e riuscivano a posizionare con precisione millimetrica architravi di marmo da 40 tonnellate. Gli antichi architetti greci, a cui veniva chiesto di edificare edifici giganteschi con enormi blocchi di pietra, dovevano necessariamente ricorrere a nuove tecnologie. Per realizzare lo Zeus Olimpico, la più bella scultura di tutti i tempi, realistica fin nei minimi dettagli, è stata messa a punto una tecnica ingegnosa. Come sarebbe stato possibile, altrimenti, costruire una statua più alta di un edificio di quattro piani? Noi oggi possiamo solo tentare di immaginare lo straordinario splendore e la luminosità dei materiali utilizzati per quell'opera. Per modellare l'avorio, lo scultore ha sfruttato una tecnica segreta. Ma come ha fatto a raggiungere un così alto grado di realismo? L'originalità del progetto ha ispirato altri artisti che nel corso dei secoli l'hanno preso a modello. Il faro di Alessandria, con i suoi 120 metri di altezza, è stato il primo grattacielo del mondo. Come hanno fatto gli antichi a costruire un edificio così alto? Il faro proiettava la sua luce per 50 miglia marine. Quale meccanismo gli consentiva di diffondere un raggio di luce così lontano? Per secoli, i segreti della sua costruzione sono rimasti sepolti in fondo al mare. Ci siamo, il sito è qui sotto.
Oggi un archeologo e i suoi collaboratori stanno recuperando i resti giacenti sul fondo marino per scoprire qualcosa di più sul faro. Le Sette Meraviglie hanno infatti posto le basi per le odierne tecnologie edilizie. È stata l'invenzione della gru che ha permesso agli antichi e oggi a noi di sollevare in alto dei grossi pesi. Gli antichi erano audaci. Si pensi che fino ad un secolo fa la struttura più alta che esistesse sulla Terra era la Grande Piramide. Solo l'ingegneria moderna ha permesso di sviluppare la tecnologia grazie alla quale oggi si edifica in altezza e si costruiscono splendidi grattacieli ed edifici in vetro. Le proporzioni della piramide egizia sono stupefacenti e vanno rispettate. Gli egizi, 4.000 anni fa, avevano già capito tutto. Per tentare l'impossibile, gli architetti dell'antichità correvano dei rischi. Oggi niente viene lasciato al caso. Con il computer possiamo collaudare in anticipo i progetti. Questo ci consente di procedere con più sicurezza e di osare. Il computer è stato usato già molti anni fa per realizzare l'originalissima Opera House di Sydney. Gli edifici moderni si alzano verso il cielo, ma le loro fondamenta sono radicate nel passato. Essi derivano dalle sette meraviglie del mondo antico, che continuano a sfidarci e a stupirci anche dopo migliaia di anni. Le loro origini, infatti, risalgono all'antica Grecia. Le sette meraviglie si trovano tutte nell'impero greco, ma una sola è stata edificata nella Grecia continentale. Nel V secolo a.C., l'esercito persiano invade la Grecia. Nel 480 a.C. i persiani conquistano Atene e la distruggono quasi completamente. Ma i greci riescono a reagire e a sconfiggere i persiani. 10 anni dopo, Pericle sale al potere. Atene deve rinnovare nella città tutto quanto è stato distrutto dalla guerra. E Pericle, per celebrare la vittoria, ordina che vengano edificati vari monumenti, fra cui un nuovo tempio dedicato alla dea Atena, il Partenone. Fastosi fregi decorano il tempio, i più famosi dei quali sono noti oggi col nome di marmi di Elgin. Al Partenone lavorano i migliori scultori greci. Pericle resta così impressionato da uno di essi, di nome Fidia, da nominarlo direttore dei lavori. Fidia diventerà il Michelangelo dell'età greca. A Fidia viene commissionata una statua della dea Atena, da collocare all'interno del Partenone. La statua, realizzata in oro e avorio, è alta ben 12 metri. In tutto il paese vengono commissionati monumenti e statue, e le rivalità artistiche si fanno sempre più accese. Fidia desidera ardentemente che la sua Atena superi in splendore qualsiasi altra statua greca. Fidia riuscì a essere all'altezza delle proprie ambizioni e in poco tempo tutte le altre città greche cominciarono a pretendere una statua come quella di Atene. Fidia a quel punto è ritenuto un genio, ma il suo nome viene trascinato in uno scandalo. Qualcuno, mosso dall'invidia e desideroso di danneggiare il potente mecenate, accusa lo scultore di avere sottratto parte dell'oro utilizzato per la statua di Atena. Fortunatamente per l'artista, però, la fama di quell'opera spettacolare è ormai giunta fino a Olimpia. A Fidia viene chiesto di realizzare la statua di Zeus da collocare all'interno del tempio. E così, nel 438 a.C., per sfuggire allo scandalo di Atene, l'artista parte per Olimpia. La città in cui si svolgevano i giochi olimpici era dominata da un tempio che attendeva solo il capolavoro di Fidia. I giochi olimpici attraevano partecipanti da tutto il mondo greco e quando si tenevano i giochi in onore di Zeus, il dio supremo, persino le guerre venivano sospese.
Fidia arriva a Olimpia per il nuovo incarico e, sapendo di giocarsi la reputazione, si sofferma con apprensione davanti al grande tempio. A quanto pare, avendo sentito dire cose meravigliose circa la statua che era stata realizzata per il Partenone di Atene, gli abitanti di Olimpia decisero di averne una uguale. Così contattarono Fidia e gliela commissionarono. Prima di Fidia, l'intaglio dell'avorio veniva eseguito solo su statue di piccole dimensioni. Fidia progetta invece uno Zeus più alto di un palazzo di 4 piani, che riempia completamente una delle estremità del tempio. La statua è così grande che non può essere ricavata da blocchi d'avorio compatti. Ecco perché lo scultore è costretto a mettere a punto una tecnica innovativa. La particolare struttura dell'avorio non gli consente di essere frammentato in trucioli o riccioli. Avete presente quando si sbuccia una cipolla o si infila una matita in un vecchio temperamatite? Ebbene, quello che si ottiene sbucciando l'avorio è una striscia stretta e sottile. Nessuno aveva mai provato a farlo prima di allora. In questo consiste l'originalità di Fidia. Fidia mette a punto un metodo segreto per ammorbidire l'avorio. Solo poche tecniche antiche sono sopravvissute fino a noi e il professor Kenneth Lapatin è il primo ad averle riscoperte. Alcune sembrano un po' strane e io non le ho mai sperimentate, come ad esempio quella che suggerisce di avvolgere l'avorio nella pelle di pesce, quella che consiglia di farlo bollire per 3 giorni con delle radici di mandragora o quella che prevede di impregnarlo di olio. Io ho provato invece quella che suggerisce di impregnarlo di aceto e devo dire che ho ottenuto dei risultati. L'avorio è composto principalmente di calcio. A contatto con l'aceto, alcuni componenti chimici si sciolgono, rendendolo morbido e flessibile. A quel punto si può dargli una forma, e una volta seccato, esso la manterrà. Fidia è stato davvero geniale. Ha combinato più tecniche usate in arti diverse, riuscendo così a creare una delle meraviglie del mondo. Per modellare ogni singolo dettaglio, Fidia e i suoi assistenti seguono scrupolosamente questa tecnica. Tutte le sezioni di avorio combaciano perfettamente. La statua di Zeus è composta da una struttura di legno sopra la quale vengono fissate le sezioni in avorio. L'opera viene costruita pezzo dopo pezzo e raggiunge un'altezza di 13 metri e mezzo. Passano più di 7 anni prima che Fidia dichiari concluso il lavoro. A quel punto, lo Zeus viene collocato all'interno del tempio. La fama che circondava la statua era enorme. Ciò nonostante, chi varcava la soglia del tempio e la vedeva con i propri occhi, rimaneva scioccato. A differenza delle altre meraviglie, non poteva essere vista da lontano. Bisognava entrare nel tempio e una volta dentro toglieva letteralmente il fiato. Era davvero gigantesca. Strabone, nel primo secolo d.C., critica la rivoluzionaria realizzazione della statua. Lo scultore può essere criticato per non aver rispettato le giuste proporzioni. Il dio Zeus è assiso su un trono e si ha l'impressione che, se cercasse di alzarsi, scoperchierebbe il tempio. Zeus è seduto e appare impassibile. Nella mano destra tiene una vittoria e in quella sinistra uno scettro, i quali sono entrambi emblemi di potere. L'assoluta immobilità conferisce al dio un'immensa forza, perché si avverte che è fermo ma che potenzialmente potrebbe agire. La sua calma è diventata in seguito una caratteristica dello stile classico. Gli influssi della meraviglia di Fidia sono rintracciabili in tutta l'arte occidentale, dalle immagini bizantine di Cristo alle statue del XX secolo che ritraggono i presidenti americani. Nel 1914, Daniel Chester French comincia a lavorare alla statua in memoria di Lincoln,
Daniel French, sfruttando la stessa tecnica usata per lo Zeus, realizza la statua di Lincoln con 28 lastre di marmo. Fidia aveva studiato meticolosamente la luce, ma Daniel French si accorge che, specie nelle giornate uggiose, la sua scultura appare piatta. Quindi deve architettare un complesso gioco di luci. La statua viene criticata e giudicata troppo piccola. Per soddisfare le richieste dei suoi mecenati, Daniel French si vede quindi costretto a raddoppiarne le dimensioni. Anche dopo questa modifica, però, la statua di Lincoln è alta la metà dello Zeus di Fidia. 450 anni dopo la realizzazione della meraviglia di Fidia, giungono in Grecia dei soldati e degli operai romani con ordini speciali da parte dell'imperatore Caligola, il quale esige che la statua venga portata a Roma per poterci mettere sopra la propria testa. Narra la leggenda, però, che sul più bello la statua, emettendo una risata, provoca la caduta di un'impalcatura e costringe i romani alla fuga. Fortunatamente per i soldati, il crudele imperatore viene assassinato prima del loro rientro a Roma, a mani vuote. Nel 391 d.C., la Chiesa cristiana vieta i culti pagani e impone la chiusura dei templi. I giochi olimpici vengono aboliti e per il grande tempio di Olimpia comincia la decadenza. Quando lo Zeus raggiunge gli 800 anni, viene acquistato dall'Ousus, un ciambellano imperiale di Costantinopoli, che lo aggiunge alle collezioni artistiche del suo palazzo. Ma la meraviglia di Fidia non sopravvive a lungo. Un incendio, infatti, divora il palazzo e la collezione, distruggendo la statua più bella di tutti i tempi. L'arte e l'architettura greca si diffondono in Persia, un paese nemico della Grecia. All'estremità occidentale dell'impero persiano prosperava la grande città di Alicarnasso. Attualmente essa corrisponde alla località turistica di Bodrum, in Turchia, e sembra impossibile che un tempo potesse ospitare una delle sette meraviglie. Ma nel IV secolo avanti Cristo era la capitale di un potente impero marittimo. Nell'entroterra si trovano ancora i resti di una tomba, la costruzione più straordinaria che sia mai stata edificata. Era alta quanto un palazzo di 14 piani, riassumeva in sé diversi stili ed era ricoperta di statue. Da quest'opera prende origine il termine mausoleo, usato da allora per descrivere ogni sepolcro monumentale. Il suo stile è stato copiato in tutto il mondo ed è ravvisabile ancora oggi nel Freemasons Lodge a Washington e nello Shrine of Remembrance a Melbourne, in Australia. La creazione di questa incredibile struttura si deve alla volontà di un personaggio storico poco conosciuto, ma straordinario, il re Mausolo. Mausolo, bizzarro satrapo persiano, riesce a diventare il re di una zona chiamata Acaria. Fra le sue stranezze comportamentali spicca la decisione di sposare Artemisia, una delle sue sorelle. Mausolo, stravagante e caparbio, esercita il potere in maniera tirannica. Mausolo sposa la maggiore delle sorelle, Artemisia. E questo è un evento piuttosto curioso, perché in quella famiglia i matrimoni tra fratelli e sorelle non avevano mai avuto luogo, almeno fino a quel momento. Da quando diventa re nel 377 a.C., Mausolo protegge tenacemente il suo regno. Le rovine della porta di Mindos sono tutto ciò che resta degli 11 chilometri di grandi mura difensive che circondavano la città. Il re possedeva anche una flotta di 100 navi. Rispettando perfettamente la tradizione persiana, Re Mausolo si fece costruire un palazzo fortificato che sorgeva dove oggi c'è il castello. Mausolo era decisamente una figura dominante, abile in politica e vittorioso in guerra. L'esercito di Mausolo è sempre pronto per respingere gli attacchi militari greci, ma la cultura greca viene accolta di buon grado.
Accecato dalla propria grandezza, il re pianifica la costruzione di una sontuosa tomba. Il progetto viene affidato ad un architetto greco di nome Pitide, che all'epoca è un tipo anticonformista e poco conosciuto. Non sappiamo esattamente da dove venisse, ma sappiamo che era un pioniere in fatto di architettura teorica. Forse era il più importante architetto teorico del IV secolo a.C. Aveva opinioni molto nette su ciò che era appropriato nella progettazione architettonica e ciò che non lo era. I persiani hanno una lunga tradizione nella costruzione di tombe. Mausolo intende seguire l'esempio del re persiano Ciro il Grande, ma la sua tomba dovrà essere ancora più maestosa. Pitide disegna per lui un edificio straordinario che sfida gli stili convenzionali in voga all'epoca. La costruzione, che si erge per 14 piani, è alta il doppio rispetto a qualsiasi edificio del mondo occidentale, fatta eccezione per la Grande Piramide. Si tratta di un monumento funebre davvero unico, che riunisce stili di paesi diversi. Sulla sommità, esperimento mai tentato prima in architettura, c'è una enorme statua. Più sotto, una piramide a gradini che trae ispirazione da quelle egizie. E più sotto ancora, una serie di colonne ioniche, come si erano già viste nei templi greci. Sotto le colonne ci sono delle statue gigantesche che ricordano dei fregi e che rappresentano un'altra innovazione architettonica. Alla base c'è una camera funebre realizzata con 12.000 tonnellate di pietra. La tomba di Mausolo sorge su quello che in precedenza era stato un cimitero reale. L'edificazione del monumento funebre, viste le dimensioni, presenta qualche problema. Il mausoleo richiede delle fondamenta che scendono fino a 6 metri di profondità e che presto vengono sommerse dall'acqua. Pitide, dopo aver fatto defluire l'acqua, decide di aumentare la stabilità delle fondamenta. Tramite degli incastri a coda di rondine, ciascun blocco viene collegato a quello che gli sta accanto e fra i corsi vengono collocati dei perni. Alla base di ciascuna colonna viene eseguito un foro che permette di unire fra loro le sbarre di collegamento in ferro delle varie sezioni, una tecnica che viene impiegata ancora oggi. Questi blocchi sono stati legati e ciò aumenta la loro stabilità. Gli antichi avevano già capito che per poter sostenere con maggiore efficacia il peso di una struttura, specie se imponente, i blocchi di pietra dovevano essere fissati o uniti insieme in modo da resistere in caso di indebolimento delle fondamenta. Il mausoleo viene considerato una delle sette meraviglie anche grazie alle imponenti statue che lo adornano. Le figure eroiche collocate su delle sporgenze pesano infatti parecchie tonnellate. Ai tempi della costruzione del mausoleo erano stati fatti parecchi passi avanti nella messa a punto delle gru e delle macchine d'assedio, ovvero enormi costruzioni in legno collocate su ruote e capaci di sollevare dei pesi morti fino ad un'altezza di 42 metri. Nei cantieri noi diamo per scontato l'uso di macchinari che ormai sono indispensabili. Questa trave, ad esempio, pesa circa una tonnellata e mezzo. Ricordiamoci che è stata l'invenzione della gru da parte degli antichi che ha permesso a loro, e oggi a noi, di sollevare in alto e con grande precisione dei grossi pesi. La statua più pesante viene collocata sul tetto del mausoleo. Si tratta di un'enorme scultura che ritrae Mausolo e Artemisia su un cocchio trainato da 4 cavalli. La rivoluzionaria idea di collocare una statua sul tetto di un edificio è stata copiata e sfruttata per archi trionfali e altri monumenti. Mausolo non fa in tempo a vedere la sua tomba finita. Muore infatti nel 352 a.C. e il suo corpo viene seppellito all'interno del mausoleo. Ma Artemisia, sorella e vedova del monarca, rivela una personalità ancora più formidabile di quella dello stesso Mausolo.
Dopo la morte di Mausolo, la regina Artemisia, la cui salita al trono non ha precedenti nel mondo occidentale, continua a sovrintendere alla costruzione della tomba. Durante il suo breve regno, la sovrana dimostra la sua forza e il suo coraggio in guerra e induce il re persiano Serse a dichiarare che gli uomini erano diventati donne e le donne uomini. Narra la leggenda che dopo la morte di Mausolo e la salita al potere di Artemisia, gli abitanti di Rodi decisero di attaccare Alicarnasso, convinti di sconfiggere facilmente una donna debole. Ma lei li superò in astuzia, li fece prigionieri, dopodiché ritornò a Rodi con la flotta di Alicarnasso e conquistò l'isola. Artemisia sembra una donna invincibile, ma la scomparsa del fratello l'ha ormai irrimediabilmente segnata. Il suo declino sarà così tragico da ispirare alcuni artisti del Rinascimento. Artemisia era completamente infatuata di suo fratello, al punto che, a quanto si racconta, aveva preso l'abitudine di mischiare al vino le ceneri del congiunto scomparso e di berle. Questo può essere uno dei motivi per cui non è vissuta a lungo. Artemisia regna per soli 2 anni. Quando cessa di vivere, viene sepolta accanto a Mausolo, suo fratello e marito, e il loro cocchio li trasporta insieme nel regno dei morti. Il mausoleo viene completato solo dopo la scomparsa di Artemisia. Il fratello e la sorella minore della regina si sposano e poco dopo la dinastia si estingue. Il mausoleo resta oggetto di ammirazione fino al XV secolo, quando viene interamente distrutto da un terremoto. I blocchi di pietra vengono usati per ricostruire il castello di San Giovanni, situato presso il porto. Gran parte delle statue che avevano fatto del mausoleo una delle meraviglie del mondo antico vengono utilizzate per farne cemento. Sulla costa persiana, a 160 km da Alicarnasso, si stagliava il più grande tempio di marmo che fosse mai stato costruito. Il grandioso edificio si trovava a Efeso, ricchissima città dell'Asia Minore, che vantava il porto più famoso dell'Egeo. Il tempio, dedicato alla dea Artemide, era assediato da pellegrini che accorrevano da ogni parte per visitarlo. Artemide era una dea madre e le molte mammelle con cui veniva raffigurata simboleggiavano la fertilità. Il re Creso, la cui ricchezza è leggendaria, aveva ordinato la costruzione di un tempio in onore della dea nel 550 a.C. I lavori erano stati affidati all'architetto Chersifrone. Chersifrone aveva già costruito altri templi, ma non si era mai cimentato in un'opera di queste dimensioni. Il Tempio di Efeso è estremamente interessante perché si tratta di una delle prime opere dell'architettura greca di grandi dimensioni. Chersifrone, con ogni probabilità, aveva visitato i templi egizi di Tebe e tratto ispirazione dai loro imponenti colonnati. Per il suo Tempio di Artemide, interamente realizzato in marmo, aveva previsto infatti ben 126 colonne gigantesche. La prima sfida di Chersifrone consiste proprio nell'assicurarsi una fornitura costante di enormi blocchi di marmo. Le cave si trovano a 11 km dal cantiere e alcuni blocchi pesano fino a 40 tonnellate. L'ingegner Scott Steedman ci spiega quanto fosse arduo spostarle. Come gli antichi spostassero delle pietre enormi resta una questione dibattuta e controversa. Sappiamo che le trascinavano, naturalmente, ma quando si trascina una pietra il peso determina un certo attrito sulle guide di scorrimento sottostanti. Per evitare di trascinare le pietre, quindi, occorre mettere a punto un sistema che consenta di farle rotolare.
Questa che vedete è la riproduzione di un dispositivo grazie al quale la pietra, una volta incastrata fra due grosse strutture ricurve di legno, viene fatta rotolare. In questo modo si evita l'attrito e spostare, nonché manovrare un oggetto pesante risulta molto più agevole. L'oggetto può essere fatto ruotare, spinto su per una rampa, e rispetto al trascinamento richiede l'impiego di molti meno uomini. Le tecniche ideate da Cersifrone per spostare le pietre si rivelano molto avanzate. È lui ad inventare un geniale dispositivo trascinato da buoi. Gli elementi circolari delle colonne, dopo essere stati fissati all'interno di una struttura tirata dai buoi, venivano fatti rotolare. Gli elementi rettangolari, invece, creavano difficoltà. L'architrave più grande, ad esempio, era lunga quasi 9 metri, che significa che si trattava di un enorme blocco di pietra. Per poterlo spostare, l'architetto ne racchiudeva le estremità in una struttura di legno, trasformandola così in una ruota tirata da animali. L'imponente tempio, le cui dimensioni erano 54 metri per 108, quasi il doppio del Partenone per intenderci, era circondato da una doppia fila di colonne alte 18 metri. Uno dei problemi maggiori era rappresentato dal sollevamento delle gigantesche architravi. Queste pietre hanno un peso che varia fra le 5 e le 10 tonnellate. Come facevano gli antichi greci a sollevarle fino alla sommità di un tempio? Noi sappiamo che nell'antico Egitto veniva usato un tipo di strumento a bilanciere chiamato shaduf per sollevare l'acqua. E sappiamo anche che gli antichi greci sfruttavano lo stesso principio per sollevare carichi e perfino imbarcazioni nei bacini di carenaggio. È possibile dunque che i greci usassero lo stesso tipo di strumento anche all'interno del tempio, magari posizionato su una collinetta fatta di terra e pietra. Questo avrebbe consentito la costruzione di una piattaforma alta quanto metà del tempio, che garantisse il leveraggio necessario per arrivare fino alla sommità. La grande novità è che adesso gli artigiani di Cersifrone avevano a disposizione degli attrezzi di ferro. I nuovi strumenti consentivano di scanalare e decorare le colonne, ma andavano maneggiati con maggiore cura. Manovrare quegli enormi blocchi di pietra era difficilissimo. Per collocarli con precisione nel punto esatto previsto dall'architetto, era quindi necessario mettere a punto una serie di tecniche complesse. Cersifrone doveva assicurarsi che le architravi di marmo da 40 tonnellate fossero collocate esattamente nella posizione prevista, altrimenti tutto il tempio sarebbe crollato. Pare che giunto il momento di posare l'ultima sezione, l'architetto meditasse il suicidio. La soluzione a un problema simile era stata trovata dagli antichi egizi quando dovevano far scendere un sarcofago da 60 tonnellate lungo un condotto di 30 metri. Riempirono di sabbia il condotto e misero il sarcofago sopra la sabbia. Poi, man mano che aspiravano la sabbia da un condotto parallelo, il sarcofago scendeva. Cersifrone, per risolvere il suo problema, modifica la vecchia tecnica egiziana. Una delle tecniche usate da Cersifrone consisteva nel costruire una montagnetta di sacchi di sabbia e nel posizionarci sopra l'architrave. Man mano che i sacchi posti alla base venivano svuotati, l'architrave scivolava nella posizione ottimale in modo lento e preciso. La sabbia, fuoriuscendo dai sacchi, consentiva il lento abbassamento della pietra. La costruzione del Tempio di Artemide richiede 50 anni e Cersifrone, l'ideatore, muore prima del suo completamento. I lavori vengono conclusi da suo figlio. Il Tempio diventa una vera e propria attrazione turistica. Ma la notte in cui nasce Alessandro Magno accade una tragedia.
Stando alla leggenda, la notte della nascita di Alessandro Magno, la dea Artemide si allontana dal tempio per andare a trovarlo. Approfittando della sua assenza, un piromane, desideroso di rendere il proprio nome immortale, dà fuoco al tempio. Nell'anno 356 avanti Cristo, quello che alcune fonti descrivono come un folle chiamato Erostrato, desideroso di gloria e fermamente deciso a conquistarsi l'immortalità e a fare in modo che il proprio nome entri nella storia, incendia il tempio. Il tempio ha il tetto e una scala in legno. È sufficiente quindi la caduta di una trave che fa crollare una colonna per provocare un disastro. Gli Efesini condannano a morte Erostrato e decretano che il suo nome non venga mai pronunciato. Ciò nonostante, da allora, la parola Erostratan sostituisce il termine infamia. Ma il tempio di Artemide è destinato ad avere una seconda vita. Nel giro di qualche decennio viene ricostruito e diventa una delle sette meraviglie del mondo antico. Durante la ricostruzione, Alessandro Magno conquista tutti i paesi del Mediterraneo orientale, annettendo all'impero greco due grandi e antiche civiltà, quella babilonese e quella egizia. La capitale dell'Egitto è il Cairo. È qui che possiamo vedere la più vecchia meraviglia del mondo, la Grande Piramide, che è tuttora il cuore della cultura egiziana. Alla periferia della città, nella piana di Giza, si trova il vasto complesso delle piramidi. Le piramidi erano le tombe funebri dei faraoni. Questi monumenti, puntando verso il cielo, garantivano ai faraoni un sereno passaggio nell'aldilà. Il faraone veniva sepolto all'interno di una camera funebre ben nascosta. Dopo la sua morte, come già in vita, il faraone veniva adorato, temuto e rispettato. La Grande Piramide è la più grande fra le otto dell'antico Egitto. È stata costruita nel 2560 avanti Cristo in onore del faraone Cheope. Cheope, come tutti i faraoni, era molto più di un re. Gli egizi credevano addirittura che fosse l'immagine vivente di un dio sceso sulla terra. La Grande Piramide è la struttura in pietra più grande del mondo. Non ha confronti. Si pensi che è alta quanto l'obelisco dedicato a Washington e che potrebbe contenere al suo interno ben 5 cattedrali. Eppure è stata costruita senza l'ausilio di macchinari né di attrezzi di ferro. Come hanno fatto gli antichi egizi ad erigerla? Lo storico greco Erodoto, nel V secolo avanti Cristo, ha cercato di trovare una risposta a questa domanda raccogliendo informazioni presso alcuni sacerdoti locali, ma la testimonianza che ci ha lasciato purtroppo è da ritenersi decisamente inattendibile. Il faraone Cheope costringeva i suoi sudditi a lavorare come schiavi. Alcuni di loro erano costretti a trascinare enormi blocchi di pietra dalle cave dell'Arabia fino al Nilo. Il lavoro si svolgeva secondo 3 turni mensili e durante ciascun turno venivano impiegati 100.000 uomini. La presunta malvagità di Cheope, così come viene descritta da Erodoto, va valutata con molta cautela, dal momento che, riconosciamolo, la testimonianza dello storico non è supportata da alcuna prova. Le imprecisioni storiche di Erodoto sono state esagerate durante l'era cristiana ed in seguito spettacolarizzate da Hollywood. Il fatto che nei film si vedano migliaia di schiavi corrisponde a una precisa volontà dei produttori hollywoodiani. Uno schiavo potrebbe anche costruire un grande edificio, ma mai un monumento geniale, cosa che invece riuscirebbe a qualcuno convinto di edificare il sepolcro di un re simile a Dio. Garantire al faraone un prospero passaggio nell'aldilà era preciso dovere di ogni egiziano.
Per questo genere di lavori venivano impiegati i contadini reclutati per il servizio di leva. Gli schiavi non c'entrano affatto, perché presso gli Egizi non esisteva la schiavitù come la intendevano i Greci e i Romani. Benché la schiavitù non esistesse, gli operai venivano arruolati come in un esercito. Durante le piene annuali, i contadini preferivano lavorare alla costruzione delle piramidi piuttosto che morire di fame. Il sistema governativo egizio, che naturalmente presentava anche dei difetti, si è dimostrato come uno dei più riusciti in assoluto in tutta la storia del genere umano. Non dimentichiamo che è un sistema che ha resistito per oltre 3.000 anni e i sistemi non possono durare così a lungo, a meno che non siano sostenuti, grazie ad un tacito accordo, dai sudditi. Per la Grande Piramide sono stati utilizzati oltre 2 milioni di blocchi di pietra. La costruzione della piramide è stata la più grande impresa architettonica, ma ha veramente richiesto l'impiego di 100.000 uomini. Gli Egizi si erano specializzati nella costruzione delle piramidi e il lavoro era bene organizzato. Al posto dei 100.000 schiavi citati da Erodoto, venivano impiegati 20.000 operai, mentre nei cantieri, al posto dei soldati con la frusta, c'erano medici per assistere i malati e i feriti. Gli Egizi inviavano nei cantieri dei medici che assistessero gli operai. In caso di incidenti alle mani o alle gambe, che erano piuttosto frequenti, i medici applicavano dei supporti in legno per ricomporre le fratture. Abbiamo scoperto che gli scheletri degli uomini e delle donne morti durante la costruzione delle piramidi presentavano traumi alla schiena causati dallo spostamento di oggetti pesanti. La piana di Giza era stata scelta per la quantità e la qualità delle pietre da costruzione. Gli operai venivano ospitati in alloggi speciali e le loro teste venivano rasate per scongiurare il diffondersi dei pidocchi. Lavoravano a squadre e trasportavano i blocchi di pietra dalla vicina cava. Un'immagine trovata nella tomba di un nobile raffigura il trascinamento di un colosso e rende l'idea di come avvenissero queste operazioni. Spesso per terra venivano poste delle traversine che riducevano l'attrito, ma sotto i traini non vi erano mai dei rulli. So che l'industria del cinema hollywoodiana ha mostrato dei rulli e sovente è capitato di vedere sullo schermo degli israeliti che rimanevano schiacciati sotto dei giganteschi cilindri o qualcosa di simile. Nelle illustrazioni tombali però non appaiono rulli. Sul ginocchio del colosso si vede invece un uomo che batte le mani e che, come emerge dal testo egiziano, dice Jehuti Hotpa Meri Nesu, che è una sorta di filastrocca da pronunciarsi affinché tutti tirino contemporaneamente e mantengano un certo ritmo nel corso dell'operazione. Per la parte inferiore della Grande Piramide sono stati usati i blocchi più grossi, che pesavano 5 tonnellate ed oltre. Anche se un blocco veniva posizionato ogni 2 minuti, la costruzione della Grande Piramide ha richiesto 23 anni. Gli Egizi avevano tempo e, dopo aver disciplinato la forza lavoro e affinato le tecniche, sono riusciti a raggiungere ciò che si erano prefissi. Gli antichi Egizi hanno tracciato la base come se avessero un compasso. Un lato, allineato con le stelle, va da nord a sud. È sbalorditivo come, sfruttando solo la geometria e una corda, siano riusciti a creare un quadrato perfetto. L'ingegnere Scott Steedman ci illustrerà il metodo che potrebbe essere stato utilizzato 4.500 anni fa dagli Egizi per determinare la base della piramide. Uno dei misteri riguarda come gli antichi siano riusciti a misurare con precisione delle strutture enormi come le piramidi in mezzo ad un deserto del genere. Le teorie in proposito si sprecano, ma adesso vi mostrerò un modo molto semplice per tracciare un angolo retto.
Ci servono soltanto delle semplici nozioni di geometria e una corda. Il passo successivo consiste nel cercare di trovare esattamente il punto medio e disegnarlo. Dopodiché lo useremo per tracciare dietro di me la linea nord-sud. Ecco la metà esatta. Non mi resta che segnarla con un nastro verde, perché più avanti mi servirà. Steedman forma un triangolo con la corda. Poi ne lega le estremità attorno ai due pali posti sulla linea nord-sud e tira la corda per determinare il punto di mezzo. Il nastro verde è qui e il trucco è questo. Non conta tirare più o meno forte, perché tanto in entrambi i lati della corda la tensione è la stessa. Con un palo, Steedman segna il vertice del triangolo. Ripete l'operazione dall'altro lato e segna il punto di mezzo con un altro palo. Allineando questi due punti con una corda, Steedman crea un angolo di 90 gradi. Quella è la linea nord-sud originale e questa è la nuova linea est-ovest. Il bello di questo sistema è che non si utilizza solo una volta. Potete infatti partire da dove mi sono fermato io e girare attorno alla piramide, tornare indietro dall'altra parte in senso antiorario e poi rifare il giro in senso orario. Ogni volta che ci proverete ridurrete l'errore finché non raggiungerete la precisione assoluta. Dietro all'odierno aspetto irregolare della grande piramide si cela la precisione della sua costruzione. Il rivestimento in pietra calcarea venne asportato secoli fa per ricostruire il Cairo, ma la piramide rimane la struttura in pietra più accurata mai edificata sulla Terra. Nonostante una superficie di 5 ettari, l'equivalente di 9 campi da football, le misure sono di una precisione millimetrica. È mia opinione che siano state le piramidi a costruire l'Egitto. La loro edificazione spinge gli Egizi ad interessarsi all'arte, all'architettura, all'astronomia. Diventano quindi dei geni per costruire la tomba di un re che sarebbe divenuto Dio. Il professor Hawass ha scoperto i resti degli interventi originari del supervisore ai lavori. Durante gli scavi vennero alla luce dei fori del diametro di circa 40 centimetri di cui ci sfuggiva la funzione. Scoprimo in seguito che erano da collegarsi all'esigenza di creare una base perfettamente quadrata per la piramide. La base della costruzione raggiunge un'altezza di 8 metri ed è costituita da roccia massiccia proveniente dall'altopiano. Le pietre vengono trascinate dalla cava sino a una rampa, quindi issate sulla base. Professor Hawass scoprirà i resti di una rampa che si estende per 300 metri dalla cava. La rampa che abbiamo scoperto si trova presso l'angolo sud-occidentale della Grande Piramide. Secondo la teoria del professor Hawass, dopo il trasporto alla base, le pietre vengono issate utilizzando una rampa a spirale. Questa struttura, che arriva a inglobare l'esterno della piramide, è composta da fango e detriti. La rampa a spirale cresce gradualmente con il procedere dei lavori di costruzione, ma nessuno conosce con certezza la sua forma esatta. Altri archeologi, infatti, avanzano l'ipotesi che fosse diritta. Propendo per la rampa dritta, perché la versione circolare si sarebbe rivelata eccessivamente instabile sotto il peso delle pietre caricate. Inoltre, gli angoli della rampa avrebbero reso poco agevole il trasporto. Ma una rampa diritta che portasse all'apice avrebbe raggiunto una lunghezza pari al 1,5 km, superando di fatto la distanza dalla cava. Inoltre, per mantenere una pendenza accettabile, lunghezza e altezza avrebbero richiesto una continua regolazione. D'altro canto, l'opzione della rampa circolare presenta il problema degli angoli.
Con l'innalzarsi della piramide, la dimensione delle pietre si riduce gradualmente. È ipotizzabile l'utilizzo di oggetti cilindrici inseriti sotto le pietre per facilitarne le manovre. I costruttori utilizzavano solo le tecniche più semplici. Gli egizi si servono di utensili in legno o in rame mischiato ad arsenico al fine di aumentarne la resistenza. Sicuramente non viene utilizzato il ferro, che cominciano ad impiegare molto più tardi. Senza l'ausilio di attrezzi sofisticati, i blocchi di pietra vengono incastrati con precisione millimetrica ad un'altezza di 144 metri. Fino a poco più di 150 anni fa, la Grande Piramide rimarrà la struttura più alta mai realizzata sulla Terra. Una volta ultimata, la costruzione a gradoni regolari è pronta per essere ricoperta con pietre calcaree di prima qualità. E poi inizia un processo di livellamento dalla cima alla base. La rampa viene gradualmente smantellata fino al completamento dell'opera. Dopo 23 anni di lavoro, viene completata la tomba di Cheope, la più grande piramide mai costruita. Le piramidi rappresentano le strutture antiche più durevoli, e la Grande Piramide è l'unica meraviglia del mondo antico che non sia andata distrutta. Sarà fonte di ispirazione fino ai giorni nostri. La sua forma stabile influenzerà anche uno degli architetti più famosi di oggi, Impey. Suo è il progetto della piramide di vetro del Louvre, a Parigi. La piramide in pietra è solida ed era pensata per i morti. Dedico la piramide di vetro e la sua trasparenza ai vivi. Ho grande rispetto per il senso delle proporzioni degli egizi, soprattutto per quanto riguarda la piramide di Giza. È l'unica la cui vista risulti soddisfacente da tutte le angolazioni, sia che la si guardi frontalmente o a 45 gradi. Non è mai troppo appiattita né troppo appuntita. Questo dimostra, secondo me naturalmente, che gli egizi avevano ragione 4.000 anni fa. La piramide di Cheope sarà tanto ammirata che il figlio e il nipote del faraone ordineranno la costruzione delle proprie tombe nella stessa piana di Giza. Ma la Grande Piramide rimane la progenitrice di tutti i monumenti dell'antichità. I primi visitatori la guardarono e si dissero: «Mio Dio, ma come è stata costruita? Chi ha potuto tanto?» Gli arabi che giunsero nel VII secolo d.C. affermarono che l'uomo teme il passare del tempo, ma il tempo teme le piramidi. È vero, le piramidi sono immortali, continueranno a vivere grazie al metodo di costruzione impiegato. La tecnica di costruzione della Grande Piramide ha spianato la strada alle successive sei meraviglie. La Grande Piramide, progenitrice di tutte le meraviglie della Terra, viene edificata nel 2650 a.C. Passeranno 2000 anni prima che veda la luce la successiva meraviglia del mondo antico nella città più spettacolare mai fiorita sulla Terra, Babilonia. La città è circondata per chilometri da terre inospitali. I mercanti del mondo antico percorrono lande selvagge per venire a scambiare le loro merci in questa ricca città. Ma di tutte le attrattive di Babilonia, ve ne è una che più delle altre affascina i viaggiatori stremati: i giardini pensili. Fra le sette meraviglie del mondo antico, quella che mi ha sempre intrigato di più sono i giardini pensili di Babilonia. Mi dispiace moltissimo che siano andati distrutti. Si trattava di un'opera insolita che stimolava la fantasia. Dell'antica città rimangono almeno le rovine, ma i giardini pensili sono andati perduti per sempre. Alcuni studiosi mettono persino in dubbio la loro esistenza. Come hanno potuto creare dei giardini a terrazza in una zona priva di pietra da costruzione?
Babilonia sorgeva nel mezzo di una pianura alluvionale. L'assenza di pietra rese necessario l'utilizzo del fango. Gli antichi lo raccoglievano sulla sponda del fiume, creando una sorta di fossato intorno alla città. Al fango veniva poi data la forma di mattoni che venivano cotti al sole. Il risultato era un prodotto abbastanza solido. Non basta prendere del fango e dargli la forma di un mattone. È necessario lavorarlo, batterlo, aggiungendo dell'acqua per conferire la giusta consistenza, così che quando verrà inserito nello stampo avrà già la forma di un mattone e non sarà solo una manciata di fango. Questa miscela, una volta cotta e compattata, rappresenta un materiale da costruzione forte e resistente. Nell'antichità esistono molti esempi di mura che raggiungono anche altezze ragguardevoli, costruite con terra e fango cotti al sole. A volte l'impasto veniva rinforzato con paglia e cannucce che venivano stese in piano e incorporate alla terra. Si tratta quindi di un materiale da costruzione resistente, adatto a edificare una grande parete massiccia. La città di Babilonia sorge sul fiume Eufrate, nell'odierno Iraq. Viene ricostruita nel VI secolo a.C. dal re Nabucodonosor. Le sue mura sono tanto splendide da essere annoverate dal poeta greco Antipatro tra le sette meraviglie. Anche Erodoto ne subisce il fascino. Formavano una cornice intorno alla città, da cui si dipanano dei camminamenti tanto spaziosi da consentire il passaggio di due carri. Vi erano centinaia di bronzei portali sul perimetro delle mura che correvano per 90 chilometri intorno alla città. Varcata la porta di Ishtar, all'interno delle mura cittadine, le strade si snodano secondo una planimetria a griglia. Babilonia è senza dubbio una città splendida. Una miscela di raffinatezza e ordine. Il re Nabucodonosor la governa dal suo palazzo. Si unisce in matrimonio con la principessa Amitis della Terra di Media. Le loro nozze simboleggiano l'unione tra i due paesi. Per Babilonia si prepara un periodo di pace e prosperità. Sopra al palazzo, Nabucodonosor celebra questa nuova era con una magnifica costruzione, i giardini pensili. Si tratta di una spettacolare sorpresa preparata per la sua regina. Le prime notizie a riguardo ci giungono da Berossusk, un sacerdote che scrive 200 anni dopo la loro costruzione. E all'interno del palazzo, Nabucodonosor eresse i cosiddetti giardini pensili, perché la moglie, cresciuta nella terra di Media, aveva una passione per il paesaggio montano. I giardini sono il segno tangibile del potere del monarca, che mostra di essere in grado di controllare il paesaggio e di farlo fiorire a comando, come neanche Dio ha potuto fare. Regolare il flusso dell'acqua, generare la vita in un paesaggio arido o desertico, era un grande risultato. In Medio Oriente, il giardinaggio è una professione altamente rispettata. Le piante vengono coltivate per estrarne medicine e profumi. La fragranza è importante al punto che, come spiegano i resoconti del tempo, alcuni giardinieri sono ciechi o di sesso femminile. Testimonianze scritte raccontano che il giardiniere godeva di un trattamento speciale. Si diceva che fosse un esperto proveniente dalla Giudea, una regione climaticamente simile. I babilonesi conoscevano a fondo le piante. I giardinieri di Babilonia selezionano le specie vegetali che hanno più possibilità di attecchire in un clima caldo e arido.
Il Medio Oriente è un paesaggio generalmente arido, da cui l'esigenza di importare piante esotiche e vegetazione lussureggiante per offrire uno spettacolo indimenticabile ai cittadini, in particolar modo al re. La flora ha elaborato strategie diverse per sopravvivere in ambienti difficili come il Medio Oriente. Alcune piante hanno sviluppato foglie aghiformi. Le erbe e le conifere rappresentano un buon esempio. La loro superficie ridotta consente di perdere poca acqua. Altre specie hanno foglie coriacee o coperte di cera per prevenire la dispersione dell'acqua. Sono spesso di colore grigio, una tonalità che meglio riflette il bagliore del sole. Determinate varietà hanno le foglie coperte da una fine peluria che riduce l'effetto essiccante del vento e cattura la pungente aria notturna per mantenere la pianta fresca durante il giorno. Querce, salici, cedri, lecci e palme. Gli elenchi degli alberi e delle piante dei giardini pensili potrebbero continuare all'infinito. Verranno compilati dagli storici secoli più tardi e sono spesso imprecisi. È opinione diffusa che i giardini ospitassero svariate piante e alberi provenienti dalla Terra di Media, patria della moglie di Nabucodonosor. Probabilmente nei giardini crescono agrumi che, oltre ad aggiungere colore, producono, grazie ai fiori, un intenso profumo. Ma quale che siano le specie vegetali, hanno bisogno di acqua. Gli antichi registrano la presenza di macchinari nascosti utilizzati per l'irrigazione. Gli studiosi hanno preso in considerazione secchi infilati su corde, ruote idrauliche e la vite di Archimede. La scoperta di quest'ultimo meccanismo è attribuita al grande matematico e inventore greco. Archimede la metterà a punto in Egitto, dopo aver osservato i locali pompare acqua dal Nilo. Ma i giardini pensili precedono Archimede di almeno due secoli. L'unico dispositivo diffuso a quei tempi è lo shaduf, una struttura molto semplice utilizzata dal terzo millennio avanti Cristo. A un lato vi è un contrappeso e all'altro un secchio legato a una corda o un'asta che solleva l'acqua. Sono giunte sino a noi illustrazioni del meccanismo che risalgono al secondo millennio avanti Cristo. Ne esistono raffigurazioni anche nell'arte assira di quei tempi e non ci sono pervenute notizie di altri meccanismi adatti allo scopo. Questa sembra quindi essere l'unica soluzione. Oggi risolviamo i problemi di ingegneria con il computer. Gli antichi fanno spesso affidamento unicamente sulla manodopera e a Babilonia ve n'è in abbondanza. La percezione occidentale dei giardini pensili è sicuramente idealizzata. Giardini a terrazza con grande abbondanza di acqua, cascate addirittura. Quando ero bambino mi immaginavo dei giardini pensili che traboccassero di fiori verso il basso. Ma di fatto, se si osservano i giardini medio orientali, sulle terrazze crescono generalmente piante che si innalzano verso l'alto. Nelle regioni aride l'acqua è preziosa quanto l'oro. È necessario regolarne l'utilizzo con grande attenzione. Gli abitanti lasciano che l'acqua scenda dai canali e la rilasciano in modo che annaffi i giardini per 10 minuti ogni giorno. Poi interrompono l'erogazione per conservarla per la prossima volta. Una piccola quantità d'acqua ha dato vita inaspettatamente ad una fioritura dai colori intensi e ad alberi verdi. L'acqua può essere stata attinta dall'Eufrate e trasportata o sollevata verso una cisterna sulla terrazza superiore e da quel punto fatta affluire ai diversi livelli inferiori delle terrazze. L'irrigazione dei giardini pensili rappresenta solo una parte del mistero che appassiona gli archeologi. La più grande sfida consiste nell'individuare la loro esatta ubicazione. La città di Babilonia è conosciuta in tutto il mondo antico, ma le descrizioni dei giardini pensili scarseggiano anche ai tempi della loro costruzione. I giardini pensili sono una sorta di miraggio storico. Secondo alcune fonti del primo secolo d.C. si sarebbero trovati in Babilonia, ma Erodoto, che visse al tempo della loro presunta edificazione, non ne fa cenno. Trattandosi di un'opera tanto spettacolare, ci si aspetterebbe che la menzionasse.
potrebbero essere andati distrutti a un secolo dalla loro costruzione. Dopo Nabucodonosor, Babilonia diviene una pedina nelle mani di persiani e macedoni e viene gravemente danneggiata. Sappiamo inoltre che Babilonia viene messa a ferro e fuoco dal re persiano Serse nel 480 a.C. Vista la delicatezza dei meccanismi e la fragilità delle piante, è impossibile che i giardini siano sopravvissuti a una tale prova. Alcuni archeologi hanno identificato altrove l'ubicazione dei giardini. La spiegazione più convincente suggerisce che sia stata fatta confusione sulle origini della leggenda. I veri giardini pensili altro non sono che i giardini di un palazzo edificato da un re assiro a Ninive, grande capitale del regno assiro, 100-150 anni prima di Nabucodonosor. Anche se hanno vita breve, i giardini ben presto assurgono a leggenda. Tra le sette meraviglie, incarnano l'unica in grado di mostrare la bellezza della natura e vivono nell'immaginario collettivo come i giardini più famosi di tutti i tempi. Ma gli equilibri delle forze in Medio Oriente sono destinati a mutare e con essi le fortune di Babilonia. Le armate persiane, capitanate da Ciro il Grande, travolgono l'impero babilonese. Due secoli dopo, un esercito reclutato tra le valli e i monti della Grecia continentale conquista ancora una volta Babilonia. Gli uomini di Alessandro Magno imperversano nelle pianure. Si spingono ad est sino all'Indo e a sud sino all'Egitto. Artisti e architetti greci si riversano nelle terre conquistate da Alessandro. Vi diffonderanno la cultura e l'architettura greca, imparando al contempo nuove tecniche da utilizzare al ritorno in patria. Con Alessandro, le meraviglie del mondo antico vengono riunite nello stesso impero. Per molti aspetti l'idea delle sette meraviglie è inconcepibile senza Alessandro Magno. La conquista di Babilonia e dell'Egitto portano i giardini pensili e le piramidi all'attenzione del mondo greco. Ma è Babilonia che cattura l'immaginazione di Alessandro. Per Alessandro Babilonia era un centro di apprendimento, fulcro del potere, cuore tradizionale della Mesopotamia. Morirà infatti a Babilonia, dove stava progettando le sue ultime campagne, e a mio parere accarezzava l'idea di fare di Babilonia la capitale del suo impero sincretistico. Certamente considerava la città un luogo chiave nella geografia mondiale. Dopo la sua morte nel 323 a.C., l'impero greco viene smembrato tra i suoi generali. A Tolomeo viene assegnato l'Egitto, Antigono si prende l'Asia Minore. Ed è tra queste due potenze che si trova la piccola isola di Rodi. Commerciando con l'Egitto e l'Asia Minore, gli abitanti dell'isola traggono beneficio dalla loro neutralità. Ma forzati dagli eventi a schierarsi, imbracciano le armi al fianco dell'Egitto di Tolomeo. Gli abitanti dell'Asia Minore, infuriati, attaccano l'isola con una flotta immensa. Contro ogni previsione, gli abitanti di Rodi li sconfiggono e celebrano la vittoria erigendo un gigantesco colosso di bronzo dedicato al dio del sole Elio, loro protettore. Il dio Elio è strettamente connesso ad Apollo, la divinità della luce, della verità e della divinazione. È il dio del sole, profondamente venerato a Rodi.
Vi sono già molte statue di bronzo sull'isola, ma il colosso è destinato a diventare la più imponente. La costruzione costerà 300 talenti, la somma necessaria per 300 navi da guerra. Il colosso è un monumento alla loro grandezza, alla loro vittoria e alla libertà preservata. E come tale giustificava la spesa di una somma ingente, i 300 talenti che vengono tolti al nemico sconfitto. La fusione del bronzo è un'attività fiorente sull'isola. Le statue vengono prodotte in serie ed esportate in Grecia e in Italia. La scelta dello scultore per la creazione del colosso cade su Hares di Lindo. Secondo una leggenda, il progetto iniziale prevede un'altezza di 18 metri. Ma gli abitanti dell'isola insistono per raddoppiare l'altezza della statua, che raggiungerà i 36 metri. L'artista moltiplica quindi le dimensioni e si mette al lavoro. Hares era qualificato per il lavoro perché aveva studiato con Lisippo, uno dei più grandi artisti del bronzo vissuti nel IV secolo a.C. Lisippo è famoso per aver prodotto durante la sua carriera ben 1500 statue. Ci si immagina quindi che nel suo laboratorio facessero bella mostra di sé sulla parete file di braccia, di gambe e di parti del corpo assortite che erano quasi intercambiabili. Sfortunatamente, queste tecniche da produzione in serie non possono essere utilizzate per il colosso. Nessuna statua in bronzo ha mai raggiunto i 36 metri d'altezza. Hares dovrà costruire tutto sul posto. La fusione avviene direttamente in prossimità del luogo in cui verrà eretta la statua, probabilmente in una serie di fosse. Le varie parti saranno poi inchiodate e la statua verrà quindi assemblata sul posto. La tecnica di fusione del bronzo è cambiata di poco nel corso dei secoli. Il primo passo consiste nell'elaborazione di una copia da un modello in scala. Al giorno d'oggi si riempie di cera liquida uno stampo di lattice. Ai tempi di Hares si utilizzano stampi di argilla o terracotta. Quando viene rimossa la forma, rimane una copia in cera. Questa viene quindi rivestita con uno strato resistente al calore e cotta in una fornace. La cera contenuta si scioglie e fuoriesce attraverso tubature e scanalature. La copia cava può ora essere riempita con bronzo fuso. Quando il materiale si raffredda, viene rimossa la copertura e rimane il pezzo in bronzo finito. Il colosso prende forma gradualmente. Pezzo per pezzo, ogni sezione di bronzo viene fissata ad una infrastruttura di legno e ferro. Il ferro era utilizzato per le armi e gli utensili. Nell'epoca classica viene impiegato anche nel campo della fusione del bronzo. Per esempio, dei paletti di ferro fungono da sostegno durante l'operazione di fusione. Mantenere la statua stabile rappresenta un problema. Vengono perciò ammonticchiate delle pietre intorno alle caviglie e ai piedi per aumentare il peso della base. Mentre il colossale dio del sole cresce in statura, gli artigiani hanno bisogno di accedere alla statua da tutti i punti. La soluzione ideata da Hares prevede di impilare terra intorno al colosso, formando un percorso circolare che ricorda la rampa a spirale utilizzata per la Grande Piramide. Il metodo presenta però uno svantaggio. In questo modo, Hares, che aveva ideato e disegnato la statua, non aveva la possibilità di vedere come procedeva l'opera fino alla sua conclusione. Il fatto di non poter osservare i diversi stadi del processo ed eventualmente intervenire, ma di dover attendere sino al completamento dell'opera per avere una visione d'insieme, era un inconveniente non da poco nell'edificazione di un colosso. Quando Hares comincia a lavorare alla testa del colosso, la montagna di terra ha raggiunto i 30 metri d'altezza. Verrà assemblato sul posto un totale di 225 tonnellate di bronzo.
Sulla corona vengono fissati i raggi dorati che svettano verso il sole. Dopo 12 anni di lavoro frenetico, la montagna di terra viene finalmente rimossa. Il magnifico colosso di Hares, raffigurante il dio del sole Elio, si erge a sentinella del porto dell'isola. Hares fuse pezzo per pezzo e assemblò con successo la statua spropositata. Ma senza dubbio sottovalutò il problema di mantenerla in posizione eretta. Del resto, nessuno aveva mai edificato colossi prima di allora e quindi non vi era un'esperienza passata alla quale attingere. Quando si progetta una struttura in scala, è necessario ponderare attentamente se sarà stabile. Il modellino in scala potrebbe esserlo, ma non la struttura a dimensioni normali. Se una scultura cava viene realizzata in scala superiore, il peso dell'involucro potrebbe farla ribaltare. Inoltre, una struttura alta e sottile potrebbe essere vulnerabile ai venti e ai terremoti. Il colosso rimarrà in posizione eretta per soli 56 anni. Nel 226 a.C., un terremoto lo farà rovinare al suolo. Seppellirà sotto di sé diverse abitazioni. Con il passare dei secoli, la sua posizione originaria verrà dimenticata. Nel Rinascimento, Martin van Heemskerk, il primo artista a raffigurare le sette meraviglie, lo dipinge a gambe divaricate sul porto. Impossibile. È una teoria priva di fondamento. Ma mentre la storia passa di bocca in bocca, il colosso aumenta di dimensioni al punto che una nave poteva passare sotto le sue gambe. In realtà, una statua in equilibrio sulle gambe e nuda, secondo l'iconografia tradizionale di divinità ed eroi, deve necessariamente avere le gambe unite per dare stabilità alla struttura. Ma l'idea del colosso a gambe divaricate sul porto è ancora molto diffusa. L'ingegner Gavin Davis ha analizzato a fondo l'ipotesi. Se le gambe sono unite, la scultura è più stabile perché il peso della parte superiore del corpo si distribuisce verticalmente lungo gli arti inferiori, fornendo così una base solida e garantendo la stabilità della struttura. Le gambe divaricate avrebbero quindi notevolmente indebolito il colosso. La modalità con cui il peso del colosso si distribuisce sulle due gambe, se queste sono divaricate, è motivo di preoccupazione. Quando il vento comincia a soffiare sulla struttura, vi sono infatti aree deboli più vulnerabili, come ad esempio la zona delle caviglie. Più di 2000 anni dopo l'edificazione del colosso, Auguste Bartholdi progetta la Statua della Libertà. Impiega il più grande ingegnere del tempo, il francese Alexandre Eiffel. Evitando gli errori commessi nella progettazione del colosso, Eiffel applica una tecnica rivoluzionaria grazie alla quale la Statua della Libertà potrà svettare per sempre. Il monumento rappresenta un'innovazione ingegneristica. Eiffel progetta una struttura di ferro che ne rappresenta l'ossatura. La statua, un involucro cavo realizzato in rame, viene quindi calata sulla struttura. Nel 1986, dopo 100 anni di vita, verrà accuratamente esaminata. L'architetto Blaine Cliver farà parte dell'equipe incaricata del restauro. La statua raggiunge i 46 metri di altezza fino al punto più alto della torcia. Il progetto di Eiffel prevedeva una struttura scheletrica leggera ancorata a dei piloni infossati alla base di pietra sulla quale poggia la statua. A differenza del colosso di Rodi, il rivestimento esterno non sostiene alcun peso. Composto da 300 lamine di rame per un totale di 80 tonnellate, il peso viene distribuito sulle sbarre e sull'intelaiatura che rappresenta lo scheletro centrale progettato da Eiffel. Larry Bellante opererà come consulente tecnico durante i lavori di restauro. Si parte dal concetto moderno che una eccessiva durezza porta alla rottura, mentre la flessibilità mitiga la forza del vento e degli sbalzi di temperatura. È come l'ala di un aeroplano che vibra senza andare in mille pezzi.
Ai tempi, questo era un concetto rivoluzionario. Si tratta dell'unico metodo valido di costruzione che ha permesso alla statua di sopravvivere sino ad oggi. Qualcuno progetta di utilizzare questa tecnologia per ricostruire il colosso sull'isola di Rodi. Nikolaos Kotsiamanis, uno dei più importanti scultori dei nostri giorni, sogna di far rivivere il monumento. Al suo attivo ha già la creazione di bronzi giganteschi. Ora progetta di costruire un colosso alto come un palazzo di 15 piani. Ho proposto due diversi progetti. Il primo prevede il colosso con il braccio in questa posizione. Ovviamente ora la tecnologia ci consente di fare le cose in modo diverso. Nella seconda proposta, il braccio è esteso nel gesto di dare la luce alla Terra. Oggi abbiamo la tecnologia necessaria per realizzare questo colosso. Condividerà le dimensioni della Statua della Libertà, ma avrà un vantaggio su quest'ultima. Vantaggio rappresentato semplicemente dall'emozione di riportare in vita una delle meraviglie del mondo antico. Ecco dove risiede il fascino del progetto. Anche dopo la caduta, il colosso rimane una meraviglia del mondo antico. I viaggiatori accorrono da tutto il Mediterraneo per ammirarne i giganteschi resti. Il pollice superava in dimensioni la maggior parte delle statue ed era proprio questo che catturava l'immaginazione dei visitatori, che venivano quasi in pellegrinaggio per ammirare il dito dalle dimensioni spropositate. Un oracolo prevede che su Rodi si abbatteranno enormi sventure se la statua verrà ricostruita. Viene quindi lasciata a terra, dove è caduta, per 900 anni. Nel VII secolo d.C., la statua viene smantellata come materiale di scarto. Il valore turistico si è ovviamente notevolmente ridotto, mentre il valore monetario è ancora alto. Di solito le statue di bronzo venivano fuse nuovamente e il metallo utilizzato per forgiare armi, strumenti e soprattutto munizioni. Ci vollero 980 cammelli per portare via il metallo residuo. Chares, come il colosso che aveva creato, andrà in rovina. Secondo una leggenda, avendo calcolato male il costo previsto per raddoppiare le dimensioni della statua, finisce in bancarotta. Distrutto dai debiti, morirà suicida. L'ultima delle sette meraviglie del mondo antico viene costruita nella città che le ha generate, Alessandria. Fondata da Alessandro Magno nel 332 avanti Cristo, è la prima vera metropoli. Situata alla sorgente del Nilo, rivaleggia con l'antica Roma per dimensioni e potere. Dai giorni della sua fondazione, la città si rivela una fucina di civiltà diverse. Era possibile trovarvi qualsiasi prodotto proveniente dall'India, dall'Italia, dalla Grecia e dall'Africa. Quasi tutte le merci destinate ai mercati di Alessandria arrivano via mare. I commercianti che si avvicinano alla costa egiziana cercano con lo sguardo la vista familiare della meraviglia di Alessandria che indica la via sicura verso il porto. Si tratta del primo faro conosciuto con questo nome. Con i suoi 120 metri di altezza, rappresenta il primo grattacielo della storia. La costruzione delle torri luminose si diffonde nel Mediterraneo dal VII secolo avanti Cristo. Le acque al largo dell'Egitto sono particolarmente insidiose e nascondono rocce sommerse che hanno causato numerosi naufragi. Si può argomentare che il faro sia la più utilitaristica delle sette meraviglie. Possiede senza dubbio la funzione pratica di guidare le navi nel porto di Alessandria.
Ma il faro è molto più di una segnalazione. Possiede infatti un'ulteriore funzione. Si tratta di una torre che riflette il potere, il controllo e il prestigio della dinastia tolemaica che ai tempi governava l'Egitto. Alessandria è la prima megalopoli. Vi sono innumerevoli palazzi, ma il faro li supera tutti per imponenza. Si tratta di un'altra caratteristica che pone Alessandria non uno, ma diversi gradini sopra ogni altra città del mondo antico. Costruito durante il regno di Tolomeo II, il faro annuncia al mondo la grandezza di Alessandria. Saranno necessari 12 anni per realizzare il progetto dell'architetto Sostrato d'Acnido. In cima arde un'enorme fornace, i cui bagliori dorati sono visibili dal mare per 50 miglia marina. Alcune testimonianze riportano l'uso di straordinari specchi solari, in grado di incenerire le navi nemiche in mare. Il faro è suddiviso in tre sezioni. La prima è costituita da una torre a base quadrata alta 70 metri. La seconda sezione è ottagonale, sormontata dall'apparato di illuminazione. Si ipotizza che all'interno una rampa a forma di spirale consentisse agli asini di trasportare i carichi di materiale combustibile. Sappiamo che c'era una rampa all'interno e che gli asini la percorrevano per portare in cima il carico, ma rimane aperta la questione del suo esatto funzionamento. La fornace, continuamente alimentata, genera una grande luce che viene diretta verso il mare mediante lastre di bronzo che la riflettono. Ovviamente il problema posto da un faro, soprattutto in un luogo come l'Egitto, povero di legno e di alberi, è come reperire il materiale per alimentare le fiamme. Alessandria rappresenta il più grande porto del mondo greco e, in quanto tale, ha accesso a diverse materie prime. Alcuni studiosi suggeriscono l'utilizzo di combustibili vari, dal legno all'olio, dai grassi alla resina degli alberi. Il faro viene costruito con solidi blocchi di granito e pietra calcarea. A differenza dei moderni grattacieli, le sue pareti reggono tutto il peso dell'opera muraria superiore. Gli edifici moderni hanno un involucro esterno molto sottile, alle volte interamente in vetro, e le pareti stesse non sorreggono alcun peso. Questo equilibrio si ottiene utilizzando un'infrastruttura. La pressione viene esercitata su pilastri d'acciaio come questo, in modo che la base e l'interno possano essere completamente aperti. La tecnologia della struttura risale a tempi relativamente recenti, con l'avvento di materiali come l'acciaio e il calcestruzzo. La scelta degli antichi è limitata alla pietra, che li obbliga a costruire mura spesse e pesanti per poter raggiungere l'altezza desiderata. Nel XIX secolo, Jules Bourdet, un precursore di Eiffel, concepisce la più ambiziosa copia del faro. Il progetto, che non verrà mai realizzato, incorpora una struttura di metallo in una torre che avrebbe dovuto illuminare Parigi. Costruito in pietra, non è chiaro come il faro di Alessandria potesse ergersi ad una tale altezza. Esistono però diverse testimonianze a riguardo. Il faro di Alessandria è una delle sette meraviglie meglio documentate. Cessa di fungere da torre luminosa al termine dell'era classica per divenire una moschea. Il luogo di culto viene costruito dove prima ardeva la fornace. Vi sono storici arabi che ne raggiungono la vetta e forniscono descrizioni corredate da precise misurazioni. Possiamo quindi essere certi che la realtà fosse all'altezza delle descrizioni. Laddove sorse il faro sino al 1303, oggi svetta un castello medievale. Il nome Faros, preso in prestito da quello dell'isoletta sulla quale venne edificato, è divenuto una parola generica per indicare le torri luminose.
Al pari del mausoleo e del colosso, il faro verrà distrutto da un terremoto. Per 7 secoli, le sue rovine riposeranno sul fondo del mare. Ma recentemente un archeologo marino ha iniziato a riportare in superficie la meraviglia del mondo antico che è rimasta nascosta per secoli. Quando il faro si rovescia in mare, le enormi pietre che costituiscono l'edificio si spargono per il porto. L'archeologo marino Jean-Yves Rimperor ha scandagliato la zona circostante sotto il livello del mare e non è ancora in grado di valutare la portata della sua scoperta. La prima volta che ci siamo immersi, non potevamo certo immaginare una collezione subacquea tanto vasta e caotica. Ci sono migliaia e migliaia di colonne, vasi di colonne, capitelli, sfingi, obelischi e così via. Era incredibile. Anche ora, ogni volta che ci immergiamo, torniamo in superficie con una strana sensazione. È una vista fantastica, che è difficile immaginare e persino descrivere. È necessario immergersi per provare questa sensazione. Tra le scoperte va annoverata un'architrave di granito di 75 tonnellate che, secondo lo studioso, potrebbe essere una delle travi portanti del faro. Se si guarda attentamente il castello, si può vedere che sono state utilizzate pietre molto resistenti, come il granito rosso di Aswan. Si nota che alla base delle finestre o nell'intelaiatura delle porte sono stati usati antichi blocchi di granito che corrispondono esattamente a quelli recuperati in fondo al mare. E questo per rinforzare l'edificio. Eccoci arrivati, qui sotto c'è il sito sommerso. Questo è lo scivolo dal quale ci tuffiamo in acqua. Le immersioni alla ricerca del faro sono iniziate nel 1991. Il vasto sito sommerso si estende per 2 ettari. La squadra di lavoro continua a catalogare per dimensioni e peso ogni blocco. Decifrare le migliaia di manufatti è un compito monumentale. Il faro si è abbattuto sui palazzi e i tesori di questa città dall'antico splendore. Per Jean-Yves e la sua squadra è un faticoso lavoro di identificazione. Utilizzando paracadute gonfiabili, sono in grado di sollevare enormi obelischi e statue del peso di svariate tonnellate. Jean-Yves e la sua equipe sperano un giorno di stabilire come venne costruito il monumento. Il faro più alto mai edificato sulla Terra sarà distrutto da un terremoto. Al giorno d'oggi i grattacieli vengono attentamente testati e Gavin Davis esamina la stabilità del faro. Senza dubbio la costruzione della struttura rappresenta una sfida. Edificare un monumento alto più di 120 metri presentava grandi difficoltà a quei tempi. Se si paragona il faro alla Grande Piramide, ad esempio, è subito visibile una differenza. A differenza di costruzioni più alte e sottili, la piramide possiede una struttura intrinsecamente più stabile, considerata l'ampia base sulla quale poggia. Gli antichi edificano sfidando l'ignoto, mentre agli architetti di oggi viene richiesto di togliere ogni dubbio. Prima di costruire il grattacielo dell'Hong Kong and Shanghai Bank, sono stati condotti test per scoprire come avrebbe risposto all'infuriare del vento. Oggi il computer ci consente di individuare ed escludere le aree problematiche dalla costruzione. Ciò significa che ormai è possibile progettare edifici più sicuri. La sicurezza delle meraviglie architettoniche dei nostri giorni è suggellata dalla scienza e dalla tecnologia. Le 7 meraviglie sono divenute icone del mondo antico. Non rispondono solo alle regole della scienza, ma sono mosse dal volere di popoli determinati a costruire l'impossibile. Le 7 meraviglie scaturiscono da un'era di ottimismo in cui l'uomo spinge la tecnologia al suo limite più estremo per superare i traguardi dei predecessori. L'architettura e la scultura rendono ancora oggi omaggio all'eccellenza di tali costruzioni.
È ancora viva la nozione che nell'antichità sette strutture divennero epitome della magnificenza e di ogni conquista. Le sette meraviglie del mondo antico hanno stimolato le menti più brillanti. Ancora oggi ci chiediamo come eguagliarle. Se cercassimo di stilare un elenco delle meraviglie di oggi, ne troveremmo sette? O forse ne troveremmo 200? Gli ideali da cui sono scaturite hanno superato la prova del tempo. Il loro influsso si respira nelle nostre costruzioni più riuscite. L'architettura deve essere finalizzata a uno scopo preciso. A mio parere, il simbolismo della piramide è valido oggi quanto allora. Le sette meraviglie del mondo antico hanno stabilito un canone supremo di perfezione e mantengono in vita i sogni degli antichi.